vediamo al fondo d'un bicchiere. Parliamo di qualità del vino. Focalizziamo sempre l'attenzione sulla qualità del cibo, verdure, frutta biologiche o cibo biologico in generale. In realtà non ci concentriamo mai sulla qualità che deve avere il vino. Il vino, non dimentichiamoci che è un prodotto vivo che cambia, evolve nel tempo, come ad esempio il prosciutto crudo, il parmigiano reggiano. Bisogna evitare in genere i prodotti standardizzati, omologati, no? Quelli industriali, che di per sé, cioè, vengono fatti di proposito uguale di anno in anno. Allora a quel punto è come bere, non so, la Coca-Cola, ecco, per fare un nome. La qualità è una cosa oggettiva. Il gusto varia da persona a persona e il giudizio finale può essere soggettivo. Però la qualità che cos'è? Viene data dal lavoro dell'uomo in vigna e anche in cantina. Quindi genericamente, se parliamo di costi, no? Bisogna mettere il costo del vetro, della bottiglia, il costo dell'etichetta, del tappo di sughero, della capsula, più il lavoro dell'uomo. Comunque di per sé, appunto, non si può scendere sotto certi standard di prezzo. Poi non dimentichiamo anche che non è un prodotto per intenditori, cioè non bisogna essere forza sommelier per apprezzare il vino. Il giudizio, appunto, è una cosa soggettiva, ma il vino è convivialità, cioè è allegria, è stare insieme, no, è una cena con gli amici. Il vino è cultura, è tradizione, cioè è una storia di agricoltura praticamente millenaria. Come disse un poeta, la vita è troppo breve per bere vini mediocri. Nel cielo dei bar